parliamo di dipinti e la cornice che ci ospita aumenta in prestigio. Siamo adesso in compagnia del fondatore del sensivismo, il maestro Aldo Del Bianco. Allora maestro, il sensivismo da che cosa comincia? È stato prima pensato o prima è apparso sulle sue opere? Faccio un cenno di cronaca. Bravo. Mi trovavo con Enrico Lazzareschi e con Seppi D'Amore della televisione italiana. Quando hanno visto i miei quadri, dice: qui bisogna creare una corrente pittorica. E quindi hanno detto: come la chiameremo? Sensivismo. Ma non esiste sensivismo, esiste sensismo, esiste sensitivismo. Infatti, sensivismo è un neologismo. Che cos'è? È la trasposizione sulla tela del proprio inconscio. Lei immagini un pochettino. Se lei fosse una tela, stando alle regole della metempsicosi, chissà se una volta era una tela, chi lo sa. Se io dovessi esprimermi su di lei, direi che metterei la trasposizione sulla tela del proprio inconscio, del mio inconscio. E che cosa le potrei dire? Sono curiosa, maestro. Lingua mortar non dice ciò che sento in cuore. Lo splendido maestro Aldo Del Bianco. Maestro, allora veniamo veramente a queste opere. Lei ha ben detto poc'anzi durante la premiazione che queste opere sono un omaggio a chi le guarda, nel senso che in qualche modo riveriscono l'osservatore. Una sorta di reverenza. È vero, è vero. Chi mi circonda non è tenuto a stare con me, a osannarmi e a riempirmi di formali congratulazioni, ma quello che conta è quello che io riesco ad ispirare in queste persone, e queste persone che mi hanno onorato e mi hanno riempito l'animo questa sera, questo è tutto. C'era una sala gremita e maestro, con un po' di commozione io mi permetto di tornare un po' indietro alla sua storia di bimbo dodicenne che la mamma voleva in qualche modo avviato ad un'altra carriera. Non era una carriera, era una scelta. Bravo. Forse io so amare solamente col cuore. Certo, adesso dico una cosa brutta, una cosa oscena quasi, ma è la verità. Se avessi una donna, se lei fosse la mia donna, la mattina si alzerebbe ridendo. Quindi non è questo quello che voglio dire. E quello che voglio dire è che io sarei pieno di lei. Sarei osannato di lei, sono vuoto di lei. Questo è sensivismo, lo diciamo ai nostri audio e video ascoltatori. Maestro, chiudiamo con un riferimento alla figura femminile da lei trattata in modo egregio e parliamo anche del suo colore, del suo uso del colore, quindi la donna e il colore. Un quadro non vuol dire donna, un quadro non vuol dire cavallo, un quadro non vuol dire paesaggio, un quadro non vuol dire niente, un quadro è un autoritratto. Io in quel quadro, e in questo, in quello, e in quello, e in quello, trasporto ciò che ho, quindi quello che vorrei, quello che non ho, quello che vorrei che fosse sempre con te, sempre. Sempre. Grazie al maestro, lo ricordiamo, il maestro parte dalla sana e bella terra della Calabria, ma è conosciuto oramai a livello mondiale. Noi lo ringraziamo, è stato con noi a Liberi.tv e adesso sentiamo la dottoressa Claudia Corinna Benedetti.